È un'Alba Parietti, senza freni quella che si scaglia contro i giurati di Ballando con le Stelle 2017 dai microfoni di Un Giorno da Pecora, il programma radiofonico di Radio 1. Con ironia ma anche spietatezza, la concorrente della 12ª edizione, che danza in coppia con Marcello Nuzio, ha attaccato pesantemente alcuni dei giudici. Chi pensa che Alba ce l'abbia solo con Selvaggia Lucarelli, con cui si è scontrata più volte in una faida che va avanti ormai da settimane, dovrà ricredersi. Oltre più che alla nemica, la Parietti ha rivolto la sua rabbia contro Fabio Canino e Guillermo Mariotto. E il rischio, come ammette lei stessa, è che si dia ormai più spazio alle liti che non alle performance. Doveva essere una gara di ballo, ma sta passando in secondo piano rispetto alle cretinate. Canino, poverino, è in difficoltà, annaspa cercando di dire cattiverie che non gli riescono. Ogni settimana mi devo scontrare con l'addome batrociano di Mariotto. Non ho ancora capito se è il nome o il cognome. Selvaggia fa parte di un trio alla Mimì, Cocò e Capitan Cocoricò, un trio che si schiera come i bulletti al bar, quelli che ti aspettano fuori per tirarti le monetine. La Parietti nomina la presidente di giuria Caroline Smith e assolve invece Ivan Zazzaroni e l'opinionista Roberta Bruzzone. La Bruzzone è quella che sta più al suo posto, essendo molto intelligente. Ivan Zazzaroni è un gentile, educato. Vorrei che capissero che alle 11:30 di sera non è facile ballare per una donna della mia età. Voglio dirvi che sto per fondare un governo ombra, anzi una giuria ombra, per stabilire con i miei compagni che uno di quei giurati che non capiscono una mazza venga esautorato ogni settimana. Chi se ne frega.